Allora, buongiorno a tutti. Benvenuti a questa seconda giornata, di questo convegno veramente interessante, sugli ultimi, più recenti e più aggiornati studi, sulla figura e pensiero, figura storica e pensiero di Pier Damiani. Riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori da una definizione abbastanza interessante, io direi, che è stata data ieri di scienza, dai relatori, e cioè come analisi e applicazione dei limiti del linguaggio, sostanzialmente. Almeno questa è la definizione di scienza che era emersa nella relazione di Saraceno per quanto concerne l'idea che Damiani stesso aveva della scienza. E ci apriamo quindi oggi sulle riflessioni sul linguaggio, riflessioni sul rapporto linguaggio-scienza e tempo, ovviamente, e quindi non possiamo che analizzare le parti del pensiero di Pier Damiani che riguardano la divina onnipotenza. Ieri, riflettendo ieri sera, riflettendo sulla interessante domanda fatta da Renato circa il fatto che non fosse una questio, mi chiedevo se non potessimo vedere tutto in termini di questiones, addirittura. E quindi, attraverso o un esercizio di finzione o un esercizio comunque comunque lanciare un sasso per quanto concerne una possibile indagine, andiamo a presentare i relatori di oggi e a partire da Andrea Possamai. Che ci parlerà ovviamente appunto di onnipotenza. Andrea Riccardo, Possamai. hai invertito i relatori. Ah, Inizio io e poi dopo è scusami, è Andrea. vero, No, non è certamente, sì. nessun problema, se vuoi partire anche Andrea, va No, bene. no, 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 scusami, perché ho davanti alla telecamera Andrea e quindi lo guardavo e mi si è fissata l'attenzione su di lui, ovviamente. Sono le meraviglie del mondo digitale. E, partiamo ovviamente in alto a sinistra, quindi da Fabrizio Merini, che ci parla della relazione tra ragione, appunto, e fede, e quindi è il perfetto ponte dalla giornata di ieri e la giornata di oggi in Pier Damiani. Ringrazio Fabrizio sia per l'intervento, sia in maniera particolare per aver organizzato questo incontro davvero interessante e l'idea che sta emergendo sostanzialmente, e poi ti lascio la parola, è proprio quella di un'idea di una non analizzare più il pensiero di autori, quali ad esempio Pier Damiani, in maniera completamente separata, come tagliare dei pezzi e poi muoverli avanti e indietro nella storia del pensiero e nella storia della filosofia o della logica temporale o della metafisica, quanto, come diceva D'Arpra, circumnavigare sostanzialmente il pensiero. Ieri abbiamo toccato un porto, oggi vediamo un altro porto, cercando di vedere in che modo si possa mantenere unitaria l'analisi della vedenza. Grazie Fabrizio. Va bene, grazie Riccardo. Quando abbiamo fatto il programma, ho pensato, diciamo, metto io la mattina del venerdì per evitare anche agli ospiti, ecco, di doversi alzare presto. Ora iniziare il venerdì dopo, però la relazione di ieri mi mette un qualche imbarazzo perché sono state dette molte cose. Renato ha chiarito, ad esempio, nel suo intervento molto bene già il rapporto tra
diciamo, ragione e fede in Damiani, tra filosofia e fede in Damiani, poi ci sono stati altri interventi. E devo dire che l'imbarazzo è comunque, ce l'avevo già prima, a prescindere, perché anche rispetto al titolo Nuove prospettive sul suo pensiero mi sento un po' in difficoltà, nel senso che, come sapete, ho dedicato a Damiani alcuni studi in passato, cercando di ricostruire un po' la posizione di Damiani in alcuni ambiti dove non avevo trovato c'erano ovviamente molti studi su quei temi, ma non una ricostruzione organica della teologia trinitaria, ad esempio di Damiani, della sua cristologia, del rapporto e del dialogo interreligioso in Damiani. Tre temi che hanno sollevato e hanno lasciato, dal mio punto di vista, un punto irrisolto nel rapporto tra fede e ragione. E oggi vorrei semplicemente ripresentare questo, darvi una nuova, fare una riconsiderazione, offrirvi una diversa prospettiva anche di analisi rispetto a quello che appunto ha precisato in maniera del tutto perfetta, esaustiva, Renato ieri, ecco, non voglio poi aggiungere cose particolari, ma provare a ridisegnare i confini del rapporto tra ragione e fede. E lo farei in questo modo, ricordando quello che ieri è stato a più riprese ricordato e che può essere considerato ormai un dato acquisito, cioè Damiani è stato spesso presentato, no, in letteratura, anche nella manualistica, come un antidialettico. Abbiamo detto che non è necessario qui soffermarsi oltre sul fatto che la distinzione fra dialettici e antidialettici è una distinzione storiografica abbastanza superata e comunque una distinzione che non riesce a descrivere la realtà delle cose in maniera precisa o in maniera completa. Si potrebbe comunque provare a mantenerla da un certo punto di vista, distinguendo, come è stato fatto un po' tra le righe anche ieri, ma anche in alcuni casi in maniera esplicita, distinguendo almeno due diverse accezioni di dialettica. E perché è innegabile, almeno stando ad alcune formulazioni di Damiani, che sono state ricordate, la celebre affermazione del Dominus vobiscum, dove Damiani esprime il suo disinteresse, una visione svalutativa di alcuni filosofi. Lì sono menzionati Platone, Pitagora, Euclide per quanto riguarda la geometria, Platone che ricorre altre tre volte negli scritti di Damiani, in una occorrenza l'ha ricordata Renato appunto nel sermone dedicato a Sant'Eleucadio, il vescovo Ravennate, la contrapposizione che viene fatta tra la sapientia Platonis e quella che è la simplicità del pescatore, del discepolo di Cristo. Tra i filosofi, in modo esplicito, viene forse menzionato più volte Agostino, almeno 26 volte, se non è chiaro però se è sempre Agostino, talvolta anche lo pseudo-Agostino, come vedremo a breve. C'è quindi un senso generale, si può dire, in cui Damiani sicuramente ha un atteggiamento svalutativo del sapere dialettico. La dialettica è intesa come un sapere molto linguistico, come un sapere logicamente rigoroso e regimentato, che ha l'ambizione quasi di sostituirsi alla fede. Da questo punto di vista si possono notare solo due cose, che due errori che mi sembra Damiani associa a questo senso di dialettica come sapere autonomo, indipendente, che abbia la pretesa di sostituirsi alla fede. Talvolta Damiani, che l'abbiamo ricordato anche ieri, che pur conosce bene la terminologia filosofica aristotelica, ci sono passi dove, se uno fa per esempio uno studio delle ricorrenze di termini come argumentum, argumentatio, ratio, rationibus, negli scritti di Damiani trova molte cose, vede che Damiani conosce la distinzione, per esempio, tra un sillogismo entimematico, basato su una sola premessa e poi una conclusione, e un sillogismo ordinario, che Damiani anche in maniera del tutto occasionale distingue in sillogismi categorici e sillogismi ipotetici, maneggia bene, identifica bene le fallacie aristoteliche, quindi ha una formazione logica di tipo aristotelico che, poi questo emergerà con chiarezza negli interventi anche successivi, immagino,
Damiani esercita. Tuttavia, questa dialettica così impostata può portare, dicevo, sembra dire Damiani, almeno per quello che posso dire leggendo i testi di Damiani, un autore confesso che più che lo leggo e meno riesco a essere certo e sicuro delle sue posizioni. Però nei testi sembra dire ci sono due errori fondamentali. Uno, quello che talvolta chiama una cavillatio verborum, cioè un sapere che è puramente retorico, puramente linguistico, che quasi riecheggia i difetti di un'antica sofistica in cui non si esce al di fuori di argomenti che, o del piano linguistico, del piano del linguaggio. E poi un secondo errore che esprime Damiani attraverso il verbo dogmatizzare, per cui i dialettici hanno la pretesa di dogmatizzare, di fissare delle dottrine, anche in ambito, diremmo teologico, anche se il termine è inappropriato nel caso di Damiani, delle dottrine di fede che sono in contraddizione, alternative rispetto a quelle accettate o definite o in via di definizione da parte della Chiesa cattolica. I dialettici che dogmatizzano, che richiama nel De Divino Onnipotenzia, no, la famosa frase che veniant dialectici sive potius eretici, l'identificazione dei dialettici con gli eretici. È un uso di, chiamiamolo così, di un'autonomia della dialettica dalla fede che Damiani non, ritiene di non accettare. C'è poi sicuramente un secondo senso su cui ci possiamo soffermare, quello della dialettica intesa invece come uno strumento nelle mani dell'uomo di fede per poter comprendere i misteri, anche se i misteri restano sempre misteriosi, al di là del linguaggio, di una possibilità di afferrarli, è certo che la dialettica abbia il compito di definire concettualmente bene ciò in cui si crede. Può dare lo strumento nel dialogo interreligioso, ad esempio, per cercare di smontare le obiezioni degli avversari. E nella lettera 1, per esempio, dell'edizione Rendel, si vede con chiarezza come Damiani cerchi di utilizzare la dialettica anche per convincere il giudeo, l'ebreo, a convertirsi al cristianesimo. La dialettica in questo senso, nel De Divina Onnipotenza, viene equiparata ad un'ancilla, è un'immagine celebre, che la ragione, la dialettica, sia un'ancella, una serva nei confronti della fede. Però anche qui bisogna forse dire che la visione dell'ancilla non è una visione di per sé negativa in Damiani. L'ancilla è anzi una figura molto importante, lo sappiamo, è la Vergine Maria è l'ancilla del Signore, la serva del Signore. E quando Damiani parla di Maria esalta il ruolo dell'ancella, che nel concetto di ancilla sembra emergere da una parte il riconoscimento della superiorità della padrona rispetto all'ancilla, dall'altra il ruolo servile, strumentale, ma assolutamente necessario per poter far emergere il ruolo di padrona, appunto, della Vergine. E questo avviene anche a livello del rapporto tra la dialettica e la fede. È un rapporto ancellare sicuramente, ma inevitabile, insostituibile. Necessario. Non mi sembra, ma qui lo pongo soltanto come una questione generale, non ne sono forse al corrente fino in fondo, che ci sia in Damiani un esito quasi mistico nei confronti di un Dio trascendente rispetto al quale non ci resta altro che il silenzio, andare al di là del linguaggio e sospendere il linguaggio. Non mi sembra che sia questo. Damiani riconosce che il linguaggio, ha una importanza fondamentale per in qualche modo tradurre il concetto trascendente che noi abbiamo di Dio all'interno di uno schema linguistico e di risolvere in questo modo alcuni problemi. Si viene a delineare, se uno accetta questi due sensi di dialettica, chiaramente uno scarto, che è il punto centrale un po' del mio intervento, uno scarto tra quello che è il Dio trascendente che il linguaggio cerca di afferrare e di restituire, pur riconoscendo che non riesce alla fin fine a dirci quale sia la natura effettiva di Dio, di un Dio trascendente,
è quello che è il linguaggio inteso, il Dio anche che potremmo esprimere attraverso il linguaggio ordinario, un linguaggio che tende a restringere, a racchiudere Dio nel linguaggio ordinario e che come tale è per Damiani del tutto fallimentare. Questo scarto Damiani lo esprime attraverso un ricordare a livello anche retorico, vi condivido un brevissimo handout di testi che ho fatto, a livello retorico un fatto che i misteri, ieri accennavamo a questa dimensione, i misteri restano apparentemente, all'apparenza, ineffabili e incomprensibili, non esprimibili attraverso il linguaggio e non comprensibili dalla ragione. Si tratta in parte di formule retoriche, ma in parte anche di un modo di presentare i misteri che poi richiede l'aiuto, l'intervento della ragione riguardo a questo. E vedremo poco, diciamo, poco prima della conclusione quali possono essere due diverse strategie che Damiani mette in campo per rendere comprensibili e appunto, dicibili i misteri. I primi tre testi che trovate nell'handout sono tratti dalla lettera 81 nell'edizione Reindel e la lettera 91. La lettera 81 è un opuscolo De Fide Cattolica. E non mi interessa adesso in questo contesto, lo so, come diceva Michelangelo, si parte dai testi, procedo un po' in maniera astratta. E nella lettera 91, il Contra Errores Graecorum, quindi, riguardano tre punti dottrinali, che il primo, la Trinità, che viene definita ineffabile se incomprensibile, se potete vedere, spero che si legga, si veda bene il testo, posso un po' ingrandirlo per leggerlo meglio, potete guardare appunto la frase che ho messo in corsivo. Nel testo 2 Damiani sta parlando dell'incarnazione, che è anche questo un mistero divinum e inaccessibile, tanto che ricorda Damiani che i dottori cattolici, di fronte all'impossibilità di rendere fruibile concettualmente, comprensibile il mistero trinitario, ricorrono volentieri a degli esempi. È il caso di Agostino che, utilizzando una strategia che poi, come sappiamo, in epoca medievale Bonaventura renderà sistematica, se uno appunto, trovare delle relazioni fra tre elementi all'interno dell'anima che possano essere presi come un modello interpretativo esplicativo della Trinità. Beatus Augustinus. Che in questo caso, come Reindel correttamente ricorda, non è Agostino, ma lo pseudo-Agostino, il Sermo 245. E la stessa cosa Damiani dice nella lettera 91 a proposito della processione dello Spirito Santo, che definisce ineffabilis e incomprensibilis, come possa avvenire appunto la processione dello Spirito Santo. D'accordo, di fronte a queste formulazioni, che sono in parte retoriche, ma in parte richiedono uno sforzo alla ragione e alla dialettica per poi spiegare come questo sia invece dicibile e comprensibile, Damiani, in un sermone, il sermone undicesimo, dedicato all'Annunciazione della Beata Vergine Maria il 25 marzo, è l'occorrenza di cui parlavamo anche ieri con Renato di un termine. A mio avviso l'occorrenza più significativa del termine Aristotelicus sta parlando di come sia possibile, il caso ovviamente è il caso che poi caro a Damiani, discusso nel De Divino Onnipotenza, che Maria possa essere contemporaneamente Vergine e Madre, osserva che la sottilità aristotelica non è in grado di dar conto di questo fatto. E qui sembra Damiani riferirsi alle categorie di Aristotele quando dice che filosoficamente, utilizzando la dialettica nel primo senso, la perdita della verginità di Maria viene trattata come una privazione che si converte in un habitus, l'habitus che consente poi a Maria di generare un figlio, di essere madre.
E questo schema categoriale, privatio habitus, è uno schema che racchiude Dio all'interno del linguaggio e non consente invece l'operazione contraria che vuol fare Damiani di uscire al di fuori del linguaggio, di mantenere la trascendenza di Dio e far sì che il linguaggio sia soltanto un veicolo per rendere comprensibile questa trascendenza. L'uso della ragione in ambito trinitario può produrre questo problema, ma viene utilizzata la ragione tranquillamente da Damiani, per esempio nella lettera 1, nel dialogo tra il giudeo e il cristiano. Damiani ha cercato nella prima parte della lettera di convincere l'ebreo a convertirsi sfidandolo sul suo terreno, dando tutta una serie di esempi e testimonianze della scrittura, soprattutto dell'Antico Testamento, volte a mostrare che la Trinità in cui credono i cristiani, ma che viene rifiutata dagli ebrei, era in realtà presente. E alla fine del dialogo, secondo un topos letterario abbastanza consolidato, almeno così lo ha ricostruito anche la Bulafia nella sua studi sull'evoluzione della letteratura apologetica cristiana, Damiani dice: messi da parte gli esempi, testo numero 5, vorrei confrontarmi con te sola raziocinazione, cioè attraverso un uso, un semplice uso della ragione. È una ricorrenza questa non ricordata da Reindl nel suo registro finale. Certo, leggendo questo passo uno resta abbastanza deluso perché non ci sono argomenti astratti da parte di Damiani. E il suo ragionare è un ragionare, tuttavia, che rivela come la dialettica può essere di aiuto nell'apologetica per giustificare un punto. Chiede Damiani all'ebreo che cosa. Quali sono i peccati che il popolo ebraico ha compiuto per suscitare la punizione di Dio e la punizione, la diaspora del popolo eletto? E l'ebreo ricorda, menziona appunto dei peccati tradizionali, come la murmurazio, l'idolatria e la fornicazio. E l'argomento di Damiani è conseguenziale, se questa è l'antecedente di un'implicazione e la conseguenza è la punizione divina. Ma l'antecedente non vale, perché questi peccati si sono già estinti al momento in cui è arrivato Cristo, mentre il conseguente è ancora in azione, perché il popolo ebraico sta ancora subendo la diaspora e la dispersione. Quindi quei peccati, e lo fa su basi scritturali che vengono indicati dall'ebreo, non sono la vera ragione. Damiani si accontenta, del resto la conclusione dell'opuscolo è molto breve, si accontenta di dire che il vero peccato che hanno compiuto gli ebrei è quello dell'uccisione di Cristo, un deicidio che ha prodotto la conferma della diaspora ed è il vero peccato che dovrebbero riconoscere per potersi convertire. Bene, allora detto questo, cosa resta? Resta questo, a mio avviso, che se noi ci muoviamo in quest'ottica di misteri che Damiani riconosce come ineffabili e incomprensibili. Qual è la ragione di questa affermazione, che dal mio punto di vista non è un'affermazione solo retorica? Credo che il vero tema che sia caro a Damiani e che rappresenta un punto di riflessione fondamentale da un punto di vista filosofico sia il tema della contraddizione. Nel riconoscere che i misteri veicolano quella che la dialettica nel primo senso, recepisce come una contraddizione. Questo è del tutto evidente. Occam, qualche secolo dopo Damiani, definirà la Trinità di Dio una contraddizione logica. Impossibile tenere insieme il fatto che Dio sia uno e il fatto che Dio sia trino. E la contraddizione caratterizza un po' tutti i misteri, dall'incarnazione, una persona che sia al tempo stesso uomo e Dio, il caso ovviamente noto della Vergine Maria, di una donna Maria che è al tempo stesso madre e vergine. E la contraddizione è un tema caro a Damiani. Lorenzo Saraceno lo ha ricordato benissimo ieri nel suo intervento.
ha detto a un certo punto che Damiani nuota nelle contraddizioni, per dire che è un aspetto retorico, ma sul piano logico mi sembra che Damiani sia invece molto attento a non prescindere mai dalla validità del principio di non contraddizione. Io non so, non sarei tanto portato a ritenere Damiani, utilizzando un'espressione che sarebbe forse cara all'amico Luca Parisoli, vedere in Damiani un filosofo, un logico della paraconsistenza o dell'inconsistenza. Non ammette la contraddizione. Sono abbastanza d'accordo con Sofia Vanni Rovighi sull'argomento. Anche se la contraddizione è un tema apparente molto importante, perché tutto il cristianesimo si impernia su una contraddizione. Quando in un sermone, il sermone 48, che è un'omelia sulla festività della Santa Croce, il 14 settembre, Damiani cita il passo di Luca 2,34 in cui dice: Ecco, sarà posto un uomo in come rovina e risurrezione di molti in Israele, in segno di contraddizione. Legge appunto questo come la croce di Cristo che diventa raffigurazione, simbolo della contraddizione del cristianesimo. Di un Cristo che deve essere condannato per poter salvare il genere umano. E il tema della contraddizione, di ciò che è in contrasto con qualcosa, con una norma, lo troviamo spesso in Damiani. Il termine contraddizio compare almeno una decina di volte in Damiani in varie formule, in varie forme, mentre non compare mai l'avverbio contraddittorie e nemmeno il sostantivo, gli aggettivi contradictorium e contradictoria. Il verbo contraddicere compare 6 volte. Quando si guarda le ricorrenze di questi termini, appunto contraddizio, vediamo che 3-4 volte Damiani lo utilizza nella formula sine ulla contraddizione, a sottolineare che la legittimità di un certo atto, che sia un atto linguistico o anche un atto giuridico, per esempio, adesso non ricordo in quale sermone Damiani discute il caso di un monastero che rivendica la proprietà su un certo terreno e questa richiesta è una richiesta del tutto legittima se avviene sine ulla contraddizione giuridica, se non c'è un contrasto giuridico rispetto a delle norme. Bisogna evitare la contraddizione, del resto ricorda Damiani che gli obstacula contradictionis sono gli ostacoli che i santi devono superare per poter raggiungere la santità. Di fronte all'apparente contraddizione del cristianesimo, sembra che la dialettica sia chiamata a sciogliere questa contraddizione, a mostrare le vie per poter superare la contraddizione e raggiungere un allineamento della posizione rispetto alla posizione della fede. E questo avviene anche nel caso nei casi che ho preso in considerazione e vado a concludere. Per esempio, in ambito trinitario, quando testo numero 6 dell'Endaut, quando Damiani si rivolge al giudeo e gli dice: Beh, tu o giudeo, che mentre neghi la Trinità, di conseguenza ignori anche l'unità di Dio, che non è un'affermazione volta a provare, dal mio punto di vista, diciamo, dimostrabile, ossia che il concetto di Trinità implica logicamente quello di unità o viceversa, ma è volta a dimostrare che i concetti di Trinità e di unità possono essere concettualmente riconciliati, armonizzati, possono essere tenuti insieme. E in questo caso, nel caso appunto dei processi ad intra di Dio, del processo trinitario, lo strumento che utilizza Damiani, che è uno strumento che poi in realtà, come gli studi di Ryan hanno mostrato sulle fonti canoniche, recupera Damiani abbondantemente dalla tradizione carolingia, cioè non c'è una grande novità in assoluto. Ma lo schema sembrerebbe essere quello, cioè bisogna distinguere le proprietà che caratterizzano le singole persone della Trinità per rendere compatibile il fatto che Dio sia una sola sostanza e che siano presenti in Lui tre persone. Uno schema predicativo di distinzione delle proprietà che ci renda, almeno a noi che gestiamo questo concetto, questo mistero, il mistero trinitario, ci permetta di gestirlo sul piano concettuale. La soluzione di Damiani della divisione delle proprietà è una via tradizionale, sarà riproposta nel XII secolo da Abelardo
e questo ha portato, per esempio, Peter King a ritenere che Abelardo abbia innovato la teologia in questo aspetto, dando una codificazione precisa delle proprietà personali. È vero, lo fa in maniera del tutto radicale e innovativo Abelardo, però è uno schema concettuale che Damiani sembra indicare come l'unico schema possibile per risolvere l'incomprensibilità del mistero trinitario. Il caso è diverso, e concludo, per quanto riguarda invece il caso di Maria. Lì siamo nella considerazione di un Dio rispetto ad extra, rispetto alla creazione, rispetto al mondo, e ovviamente sappiamo che il tema fondamentale, la caratteristica fondamentale di Dio rispetto al mondo è la sua onnipotenza, la sua capacità di fare tutto ciò che vuole, appunto senza una qualche contraddizione. In che modo questo può essere evitato nel caso di Maria? Come possiamo garantire il fatto che Maria sia un tempo vergine e madre? La risposta a questo richiederebbe un'analisi certo del De Divina Onnipotenzia, ma questo lo vedremo forse, anzi sicuramente, nelle relazioni che seguono. Mi limito soltanto a un'annotazione riguardo a questo. Nel sermone 46, l'omelia che viene fatta in occasione della Natività della Vergine Maria l'8 settembre, Damiani è un sermone molto lungo, molto bello, molto anche studiato, e ricorda quella che è una cosa mirabile, la fecunda virginitas di Maria, la quale con un nuovo ed inaudito miracolo può essere detta a un tempo stesso madre e vergine. È sicuramente una situazione di miracolo, quindi extranaturale, quella che succede a Maria. E siccome lo sappiamo, per evitare la contraddizione, si ha contraddizione quando si predicano proprietà opposte di uno stesso soggetto nello stesso tempo e sotto il medesimo rispetto, mi sembra che la via che Damiani qui suggerisca sia quella di mantenere lo stesso soggetto, di mantenere lo stesso tempo, ma di qualificare i rispetti rispetto ai quali si possono attribuire a Maria delle proprietà opposte, come quella di essere madre e di essere vergine. Quali siano questi rispetti? Qui si procede in maniera, non vorrei anticipare cose successive, ma si ha l'impressione che Damiani ammetta come possibile il fatto che Maria viva delle situazioni, diciamo così, parallele. Noi oggi forse parleremo di mondi possibili, situazioni parallele, coesistenti. In una Maria è sempre stata vergine e non è mai stata madre, nell'altra Maria non è stata vergine o ha perso la verginità ed è diventata madre. Dio ripristina, modifica lo stato attuale con una situazione parallela. E il risultato è che abbiamo uno stesso soggetto, Maria, che è al tempo stesso vergine e madre. Ora non so se il caso di Maria possa essere visto come un caso particolare, particolarmente anche fecondo, che anticipa un po' e potrebbe attribuire a Damiani una concezione diremmo, della possibilità sincronica che di solito si attribuisce, ha ragione, intendiamoci, con grande ragione, a Dan Scoto qualche secolo dopo. Questo non lo saprei dire. E non saprei dire nemmeno come Damiani potrebbe gestire e rispondere a dei casi più radicali. Per esempio, chiedendosi se Dio possa far sì che Maria sia vergine e al tempo stesso non sia vergine. O addirittura come questo possa essere risolto quando si invoca la possibilità, considerare cioè che Maria possa essere vergine e possa non essere vergine. Ma questi sono motivi di speculazione su cui mi fermo. Non posso che concludere, esprimendo il mio accordo con quanto diceva Lorenzo Saraceno ieri, menzionava la presenza dei paradossi antitetici. E sicuramente il paradosso è ciò che caratterizza il mistero per il credente, e la dialettica, nel secondo senso che stiamo ricercando, a mio avviso, deve andare a fornire degli schemi che permettono di sciogliere questo paradosso.
Grazie. Grazie Fabrizio per Tolgo la... la condivisione. Allora, grazie Fabrizio per il bell'intervento, come di consueto estremamente chiaro, estremamente preciso e anche ricco sotto le mentite spoglie di una falsa umiltà di stimoli e di grande acutezza. Io direi che se siete d'accordo, procederei in questo modo, cioè aprirei una brevissima discussione adesso, visto che il tema è generale, e poi magari per quanto riguarda le relazioni successive, che sono tutte centrate sul derivino di potenza, le raggrupperei insieme, a meno che invece non vogliate, vedo che c'è già Rebecca Rocchini che vuole intervenire, quindi la mia proposta è stata ampiamente accettata e quindi passiamo direi direttamente alle domande a Fabrizio. Poi invece per le domande successive io direi che per unità ed omogeneità possiamo in relazione anche ai temi vedere una serie di risposte concomitanti. Bene, allora c'era una domanda, prego, Renato. No, c'era Rocchetta. Non c'è Sì, più sono Maria Rocchetta. Isabelletto, Rebecca. No, no, ci sono. Però sono dal team di mia figlia, quindi Rebecca Rocchini è lei. Ho approfittato di questa Ah! connessione distante ora dal Scusami. cellulare, vabbè. Però sono riuscita a collegarmi, Fabrizio. Intanto Grazie, grazie. pazienza. Ho seguito in Ciao, realtà non Marietta. dall'inizio. Ciao, Cosa buongiorno a delle tutti mentite quanti. spoglie di contraddizioni, eccola qui. Infatti, vabbè, no, una cosa soltanto. Allora, riservo i miei dubbi sulle questioni relative all'onnipotenza, visto che ci saranno interventi successivi relativi anche a questo. Quindi aspetto che magari, Perfetto. piuttosto che fare una domanda a vuoto, aspetto che, di sentire quello che viene in seguito. La questione, invece, come forse puoi immaginare, mi interessava dal punto di vista invece di questo rapporto di Damiani con gli ebrei, con quello che dicevi a proposito un attimo soltanto, a proposito dell'ebreo. Perché allora mi sembra un po' un argomento debole, ma non so se effettivamente sia così. Hai letto ad un certo punto: finché nega la Trinità, l'ebreo ignora l'unità. Un passo che hai letto proprio alla fine, a seguito di quello che hai detto inizialmente sul dialogo fra l'ebreo e Pier Damiani. Allora, veramente mi sembra un argomento debole, visto che appunto uno dei principi dell'ebraismo è quello dell'unità di Dio. Come giustifica Pier Damiani questo? Ho capito che c'è questo riferimento alla Trinità che si coglie soltanto nell'unità, però appunto mi sembra anche logicamente molto poco fondato, insomma. Ci sono altri passi in cui Pier Damiani discute di questo? Va bene, e posso rispondere già a Rebecca Sì, ci sono o... altre domande. Io direi che Allora, intanto Rebecca. rispondo subito a Marienza, Sì. grazie, grazie della domanda. Allora, quel passo lì, per come è formulato, porta forse su una strada sbagliata. È chiaro che Damiani vede una incompatibilità di fondo tra l'ebraismo e il cristianesimo, dovuta proprio alla questione trinitaria. È chiaro perché, diciamo, la concezione dell'ebreo, la posizione dell'ebreo è di ritenere che Dio sia uno e basta, prendere l'unità in senso molto stretto. E quando osserva quello, Damiani sta cercando, a mio avviso, di dimostrare che il concetto di trinità, in primo luogo, è perfettamente compatibile con quello dell'unità. Quindi non deve essere timoroso, scandalizzato dal fatto di ammettere la Trinità, e anzi, Damiani cerca di mostrare che sono tantissimi passi veterotestamentari dove si parla
di un Dio che parla a volte in prima persona, a volte in terza persona, che si parla del padre, del figlio, della parola, eccetera. E in secondo luogo, però questo non vorrei andare oltre il testo di Damiani, che in realtà è un testo molto polemico, poco tollerante nei confronti dell'ebreo, di vedere la Trinità come una struttura concettuale che aiuta a cogliere meglio e più in profondità il senso dell'unità. Per esempio, l'assetto trinitario, una struttura trinitaria consente più agevolmente di spiegare anche il passaggio che poi i latini successivi chiameranno ad extra, quindi il processo di creazione, che non una struttura quasi monolitica di un Dio che è uno, intrinsecamente uno. E allora tu ignori l'unità, nel senso non cogli fino in fondo quello che è il senso dell'unità che la Trinità riesce perfettamente a esprimere. Però questo secondo passaggio non so se lo possiamo davvero trovare nel testo. Grazie, grazie anche per la relazione, bellissima. Al di là di quello che avevi scritto ieri, ovviamente ho imparato anche da te. Va bene, grazie Grazie Marienza, Fabrizio. grazie. Grazie Marienza, ora c'è Renato. Grazie Presidente. Allora, Fabrizio per modestia ha mentito, ha detto che non avrebbe detto cose nuove e invece ce ne sono moltissime. Anche io sono veramente, veramente colpito dalla messe di spunti che si possono ricavare dalla sua relazione, tutti fondatissimi, insomma, in ogni punto. Mi limito a tre rapidissime considerazioni e poi magari le altre ce le facciamo a parte. Innanzitutto, hai ritrovato quel riferimento aristotelico. Io poi, incuriosito, insomma, dalla tua domanda di ieri, sono andato ieri sera tardi a controllare e non ne ho trovati altri, però avevo solo il database online della patrologia, non ho trovato altri riferimenti aristotelici diretti, cioè proprio il nome di Aristotele, quindi quella cosa che ieri ti dicevo mi orecchiava, insomma, questa sottigliezza aristotelica, probabilmente era esattamente quella a cui tu facevi riferimento. Resta naturalmente il fatto che si può non nominare Aristotele o nominarlo una volta sola accettarne insomma in toto lo spirito, come abbiamo visto del resto, Agostino ci hai detto oggi è nominato 26 volte, però c'è molto Agostino in Pier Damiani. La seconda cosa ha colpito anche io, sono stato molto colpito dalla lettera 1 e da quella ratiocinatio finale alla quale facevi riferimento. Perché anche a me era sembrato un argomento estremamente debole. Quindi Pier Damiani fa tutta questa messe di argomentazioni bibliche, e poi proprio alla fine, con un metodo che, lo dico fra parentesi, visto che è stato detto ieri un paio di volte, a me è sempre sembrato molto carolingio, cioè questa idea di mettere prima davanti l'autorità biblica e poi alla fine estraiamo così un sillogismo, un'argomentazione logica. E anche a me quell'argomento che tu hai così ben descritto era sembrato debole e difficile da incastrare in un sillogismo fatto per bene, quindi suggerisco un'altra possibilità, che è semplicemente una possibilità: ratiocinatio in alcuni manuali di retorica a cui Pier Damiani avrebbe forse potuto accedere è un altro nome per dire la comparazio. Il topos a comparazione. E quindi è possibile che lì Pier Damiani stia facendo un'argomentazione in questo modo: gli ebrei hanno fatto tutta una serie di peccati, ma sono stati perdonati, ora non sono perdonati, ne hanno fatto uno più grande ancora. Per
una comparatio a maiore, ma su questo c'è Lorenzo Saraceno che forse potrà essere più preciso di me su questo, quindi solo come suggestione per giustificare la debolezza di questo argomento. L'ultimissima cosa, una domanda molto rapida, sono perfettamente d'accordo con l'idea di una doppia concezione della dialettica. Ti chiedo a questo punto se a tuo giudizio Pier Damiani ritiene di essere consciamente o meno, e anche questo sarebbe interessante, il depositario di questo giusto utilizzo della dialettica. Cioè se lui dice che c'è e si propone poi come fruitore diretto di quella modalità giusta di argomentare logicamente. Scusate la lunghezza. Renato, grazie, risponderò in maniera telegrafica. Brevemente, perché altrimenti Andrea non riesce a... Sì, no, brevissimamente. Allora, raziocinatio, comparatio, è possibile che abbia anche questo senso? Lì nel contesto mi sembra che quando è un po' uno schema dei dialoghi anche tra religioni, che prima del consilium un po' finale all'ebreo a convertirsi, a prendere la veste nuova, eccetera, eccetera, ci sia una prima parte testuale e poi una parte dove dice, vabbè, lasciamo da parte adesso gli esempi e tutto, procediamo solo a raziocinazione, sembra essere sul piano puramente razionale. Riguardo invece all'altra questione, se si è depositario, questo non lo so proprio. Quello che posso dire è che mi sembra proprio il dialogo, come anche gli aspetti, Cristo, il De Fide Cattolica, eccetera, c'è una grandissima ripresa di fonti carolingie, di un schemi di ragionamento che sono già presenti. Ecco, non mi sembra molto interessato Damiani a produrre qualcosa di nuovo, di originale, su questi temi, ma a ribadire che una certa linea, che è quella corretta per interpretare dei misteri di fede. Ecco, forse l'originalità di Damiani è in altri ambiti, sì. Bene, grazie, grazie. Io devo continuare aprire alla nuova relazione. Ringrazio, rimando poi eventualmente ad altre discussioni più tardi. Ringrazio Fabrizio, ringrazio Renate, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti. Avevo voluto anch'io fare una piccolissima domanda, la lascio lì, la butto lì, sulla differenza tra appunto questa cosa che ti sei limitato ad accennare solo su antecedente e conseguente e il problema della conseguenza, perché secondo me di lì potrebbe passare a livello di dove posizioniamo la necessità e o la possibilità l'idea della extranaturalità e della relazione tra extranaturale e extratemporale, cioè se indeboliamo la lettura della realtà con una lettura d'editto oppure la stringiamo, cosa che sembra certi momenti fare al conseguente Pier Damiani. Sono discussioni che vedremo sicuramente affrontate adesso che entriamo nel De Divino in Potenza e nei problemi di logica temporale, con la prima relazione su questi argomenti di Andrea Possamaio, veneziano, autore di studi molto importanti e interessanti sul problema dell'internalismo, dell'onnipotenza divina, dell'ordine appunto naturale ed extra naturale, dell'immutabilità del passato come garanzia del rispetto del caso del corso, scusate, della natura, e oggi ci parlerà dell'argomento l'onnipotenza divina può essere soggetta al passare del tempo. E lo ringraziamo e vediamo un po' la fortuna di questo argomento. Prego. Bene,
Ringrazio il professor Predighe per questa presentazione, in particolar modo ringrazio il professor Benini per avermi invitato a questo convegno che è stato sia nella giornata di ieri che di oggi, con gli interventi che sono seguiti, davvero interessante, stimolante e arricchente. Quindi spero insomma di poter continuare su questa linea con quello che andrò a presentare. E inizio subito dicendo che vorrei cercare di mostrare in questo mio intervento come, nonostante l'opera di Pier Damiani, Le Divine Onnipotenzia, non abbia praticamente trovato spazio nel dibattito successivo, medievale e anche in parte moderno, sul tema della possibile modificabilità del passato da parte di Dio, tuttavia quelli che sono alcuni dei nuclei argomentativi portati da Pier Damiani si ritroveranno comunque, perché sviluppati in qualche senso autonomamente dagli autori che successivamente sosterranno la medesima tesi di Pier Damiani. E quindi dico fin da subito che io sposo l'interpretazione tradizionale del pensiero di questo autore espresso nel Divino Onnipotenzia, ossia ritengo che in quest'opera Damiani stia sostenendo che Dio possa modificare il passato. E vorrei dunque procedere con questa mia relazione con una prima parte in cui cercherò di ricostruire davvero brevemente per sommi capi l'evoluzione di questa tematica fino agli autori di cui mi sono occupato di più, cioè gli autori che nel XIV secolo hanno risollevato il problema della possibile modificabilità del passato da parte di Dio, appunto cercando un confronto con le posizioni di Pier Damiani, per dopo mostrare in una seconda parte un po' più specifica quali sono appunto questi nuclei argomentativi presenti all'interno delle Divine Onnipotenzia e come si relazionino a chi successivamente ha voluto sostenere la medesima tesi. Allora comincio dicendo subito questo, che la tematica della possibile modificabilità del passato da parte di Dio non è una tematica e non è una questione esclusivamente medievale, troviamo dei riferimenti anche nel mondo antico, li troviamo in Aristotele e nel celebre passo contenuto nel sesto libro dell'Etica Nicomachea, ma anche nella retorica, e li troviamo anche in quella che è la tradizione romana, per cui ci sono dei riferimenti in Plinio il Vecchio, nel Naturalis Historia e persino nelle Odi di Orazio. E così ci sono ugualmente dei riferimenti all'immutabilità del passato anche in altri autori come Seneca, come Cicerone, come Epitteto. Però è sicuramente vero che il modo in cui poi questa questione, questa tematica verrà trattata nel Medioevo cambierà radicalmente, perché non sarà più un affrontare la questione in maniera, come posso dire, rapidamente, ma verrà strutturata con questioni ben più sviluppate, ben più articolate e ben più approfondite. E questo sicuramente, guardando un po' l'evoluzione di questa tematica nel mondo medievale, perché si dovrà confrontare con lo sviluppo della concezione dell'onnipotenza divina, la quale fondamentalmente vuole anzitutto indagare quelli che possono essere i limiti di tale onnipotenza, ed ecco sorgere già nei primi autori, che molto influenzeranno poi il pensiero medievale della tarda antichità, come Girolamo e Agostino di Ippona, il confronto e la domanda se Dio, pur essendo onnipotente, possa modificare il passato. E qui sto facendo riferimento al testo di Girolamo, e poi lo stesso Damiani affronterà nella Divina Onnipotenzia, cioè il passo contenuto all'interno della lettera a Virginum Stocchio e il controfausto manicheo per quel che riguarda i passaggi del controfausto manicheo per quel che riguarda Agostino di Ippona. E possiamo dire che già in questi primi autori medievali e anche negli autori antichi a cui facevo riferimento si afferma fin da subito una tesi, ossia che Dio, benché sia onnipotente, non può modificare il passato. Quando noi invece troviamo un modo diverso di affrontare la questione e provare a fornire una risposta differente, ecco, questo avviene nell'undicesimo e dodicesimo secolo con Pier Damiani nelle Divine Onnipotenza, se stiamo, come dicevo prima, all'interpretazione tradizionale, ma anche in altri autori che di poco seguiranno Damiani, come Gilberto Porretano all'interno del suo commento al De Trinitate di Boezio e nella Summa Aurea di Guglielmo d'Auxerre. Lo stesso Anselmo d'Aosta, se stiamo per esempio a quanto ha scritto in un articolo di oramai alcuni anni fa Francesco Corvino, Necessità e libertà di Dio in Pier Damiani, in Anselmo d'Aosta, sembra aver
in qualche modo subito l'influsso di questa polemica, tant'è che le sue posizioni espresse nel Proslogion non sono esattamente le stesse espresse nel Curdeus Homo. Sarà solo con i grandi teologi degli ordini mendicanti, per fare alcuni nomi, con Ugo di San Caro, con Alberto Magno, con Tommaso d'Aquino per i Domenicani e con Alessandro di Ales, con Bonaventura Bevagno a Reggio per i Francescani, che si affermerà invece nuovamente quella che praticamente diventa un'opinio comunis, ossia torna ad affermarsi e consolidarsi la tesi che Dio non possa modificare il passato, benché sia onnipotente. E sembra così strutturarsi questa tesi che anche in importanti pensatori successivi come Dun Scott o Guglielmo di Ockham, quando si arriverà a trattare di questa questione, non ci si impegnerà come si erano impegnati gli autori precedenti, perché sembra che in qualche modo si sia consolidata questa tesi. Allora si potrebbe pensare che oramai la problematica, la tematica della possibile modificabilità del passato da parte di Dio abbia raggiunto una sorta di conclusione condivisa. Non è così perché nel XIV secolo in Inghilterra, a Oxford, all'interno di una polemica non relativa all'onnipotenza divina quanto piuttosto ai futuri contingenti, Thomas Bradward, confrontandosi con quelli che lui chiama i nuovi pelagiani, torna ad affrontare il tema della possibile modificabilità del passato da parte di Dio e torna a sostenere che Dio può modificare il passato. E questo in due opere principali, De Futuris Contingentibus e De Causa Dei. L'eco di questa problematica, il confronto che è sorto in Inghilterra, si sposta sul continente, si sposta in Europa a Parigi, dove grazie a il commento alle sentenze di Thomas Buckingham, un domenicano inglese che si confronta con le posizioni di Bradward, ecco che il confronto arriva all'orecchio di Gregorio da Rimini, grande teologo agostiniano, il quale all'interno del suo commento al primo libro delle sentenze di Pietro Lombardo, distinzione 42-44, dedica ampio spazio alla trattazione di questa problematica. E da lì poi comincerà a diffondersi anche negli autori successivi che, caso particolare, vedranno proprio in Gregorio da Rimini il riferimento polemico e il grande sostenitore della tesi della possibile modificabilità del passato. Cosa voglio dire? Voglio dire che gli autori della terza scolastica, e ancora di più gli autori di quella che noi chiamiamo seconda scolastica in epoca moderna, quando si troveranno a affrontare il tema della possibile modificabilità del passato da parte di Dio, che dovranno affrontare perché il testo di riferimento non sarà più il commento alle sentenze di Pietro Lombardo quanto la Somma Teologica di Tommaso d'Aquino, dove nell'articolo 4 della questione 25 della prima parte relativa alla potenza divina ci si chiede se Dio possa far sì che ciò che è stato non sia stato, bene, lì quando dovranno trovare un riferimento polemico, ecco che sarà proprio quello di Gregorio da Rimini. Nonostante in realtà, se noi guardiamo il testo di Gregorio da Rimini, non prende ufficialmente posizione per nessuna delle due tesi in gioco, ma senza spingersi ancora oltre, sorge spontaneamente, credo a questo punto, una domanda. E il De Divina Onnipotentia di Pier Damiani in tutto questo che ruolo ha, che ruolo gioca? Non ne troviamo praticamente traccia, non ci sono riferimenti al De Divina Onnipotentia di Pier Damiani all'interno dello sviluppo di questa problematica. In un suo testo di oramai qualche anno fa, Jean-François Genet, un testo relativo alla polemica tra Thomas Bradward e Thomas Buckingham sui futuri contingenti nel XIV secolo, dice: il primo riferimento che si è riusciti a trovare dell'opera di Pier Damiani affrontata in un contesto relativa ai limiti della potenza divina del 1644, il De Theologicis Dogmaticus di Denis Petot, quindi molto tardi rispetto all'evoluzione di questa problematica. Allora, una tra le tante domande che secondo me potrebbero sorgere constatata questo fatto è: ma in che modo l'assenza dell'opera di Pier Damiani ha influito poi sullo sviluppo di questa problematica? In che modo gli autori che poi hanno voluto sostenere la stessa tesi di Pier Damiani
si sono comportati, hanno argomentato rispetto al modo in cui ha argomentato Pier Damiani. Allora vorrei adesso passare alla seconda parte, un po' più specifica, e vedere quelli che secondo me possono essere i nuclei tematici delle argomentazioni riportate da Pier Damiani e vedere un po' il loro successo. Vediamo se riesco a condividere lo schermo. Ecco. Spero che si veda. Qui i riferimenti sono è sparito il relatore? Non lo sento più. Scusate, forse c'è un problema perché io non riesco più a sentire il relatore. Voi nell'aula virtuale riuscite a sentirlo? No. No, anch'io non lo sento. Però non è, cioè, si vede ancora, non è sì, capito. Sì, si vede, c'è l'handout, ma lui evidentemente deve... Ci sarà forse un problema di linea, sì. Sì, sta usando uno schema predicativo sulle proprietà del linguaggio che c'è assolutamente oscuro e quindi c'è un problema di ineffabilità digitale, diciamo così. No, credo si sia adesso scollegato e... È ricollegato, sono le cose della diretta. Si ricollega un attimo. Chiunque nella vita vorrebbe avere questi 5 minuti di celebrità nei quali davanti a una telecamera non sa assolutamente cosa dire per tener buono un uditorio che sta pensando e discutendo se non c'era Pier Damiani, che cosa c'è nei dottori dell'infinito, come li chiamava Vigneault nel XIV secolo? Del professor Fedriga. Ancora niente. Dobbiamo aspettare che si ricolleghi. Ok, risulta che aspettate che vado a vedere, risulta che ha lasciato la conversazione. Io in questi casi quando uno lascia la conversazione mi sento subito in colpa. Come quando Woody Allen sente Wagner che vede subito l'invasione della Polonia, spero di non averlo offeso in qualche modo, non credo assolutamente, ma con questi appunto problemi di potenza assoluta, potenza ordinata, non si riesce mai a capire bene dove si sta andando. Non so, Fabrizio, possiamo contattarlo? C'è un modo per contattarlo? Posso? Sirene, Renato? Provo a chiamarlo tramite Teams. Ok, va bene. Il web non è onnipotente. Sì, questo potremmo discuterne. Però mi risulta non in linea al momento, non so se qualcuno ha un contatto telefonico forse. Sto scrivendo una mail, vediamo, purtroppo non ho il contatto telefonico.
Niente, io direi che potremmo, se siete d'accordo, visto che aveva appena cominciato la seconda parte, anticipare magari la pausa adesso, perché altrimenti veramente si finisce a far battute, e riprendere quando si è. Quando Andrea sarà riuscito a ricollegarsi. Siete d'accordo? D'accordo, Questo faccio sia agli organizzatori, sia, e poi si scala per quanto riguarda le relazioni successive. Va bene? diciamo, riaggiorniamoci fra 5 minuti, vediamo 5-10 minuti come. Va bene, ci aggiorniamo tra 10 minuti e poi vedremo in che modo possiamo ritagliarlo dal fatto che magari possiamo, visto che sono le 10:36, evitare di fare una prima pausa, insomma. Siete d'accordo? D'accordo. Perfetto. Va bene. Allora ci vediamo tra poco.